Secondo un dizionario di lingua italiana, un paparazzo è un fotoreporter sempre a caccia di foto sensazionali, soprattutto per giornali di cronaca rosa e scandalistici. L'origine di questa parola si trova nel film italiano La dolce vita, un film diretto da Federico Fellini nel 1960. In questo film, paparazzo è il nome di un personaggio secondario, un fotoreporter senza scrupoli che accompagna il protagonista principale del film, il giornalista interpretato da Marcello Mastroianni. Il paparazzo è un personaggio certamente ispirato dal famoso fotoreporter Tazio Secchiaroli, uno dei fondatori dell'agenzia Press Photo di Roma, specializzata nelle famose immagini ruote degli anni 50 e 60. Il nome del paparazzo è stato suggerito da Ennio Flaiano, co-sceneggiatore del film. Nel dialetto abruzzese, paparazzo significa vongola, e Flaiano l'ha chiamato così per la velocità e la segretezza con cui questi molluschi aprono e chiudono il suo guscio. Certamente fa un simile tra il guscio e la camera fotografica dei paparazzi. C'è una somiglianza con la parola italiana pappatacci, nome per una piccola zanzara. Dopo la prima assoluta del film, il termine cominciò ad essere usato nella sua forma plurale per riferirsi, in modo dispregiativo, ai fotografi dei tabloid che avevano cominciato a invadere Roma a pochi anni fa. A bordo delle loro vespe o in attesa seduti in caffetterie, i paparazzi erano in seguito delle stelle di Hollywood che sono passati attraverso la città eterna. Da allora il termine è diffuso in tutto il mondo e in tutte le lingue nella sua forma plurale. Paparazzi viene usato anche in diverse lingue che non utilizzano l'alfabeto latino, come giapponese, coreano, russo e thailandese. In spagnolo è sempre usato al plurale ed è anche riflesso nel dizionario della Real Academia della Lengua. Paparazzi è anche una canzone di un'artista americana chiamata Lady Gaga. Il video di questa canzone parla di una cantante famosa che è spiata dai paparazzi. La parola paparazzi è un chiaro esempio di come la società è stata influenzata dai film di Fellini, anche per creare una nuova parola che anche è stata inclusa in molte altre lingue, non solo in lingua italiana.